Ciao a tutti, oggi andrò a mostrarvi come utilizzare degli albumi che sono avanzati da altre ricette. In particolar modo vi mostrerò come realizzare i brutti ma buoni, questi biscotti buonissimi. Bene, ora vediamo gli ingredienti e il procedimento. Utilizzeremo 100 g di granella di nocciole, 50 g di nocciole tostate e sgusciate, 60 g di albume, 125 g di zucchero e una bustina di vanillina. Bene, per prima cosa montiamo l'albume insieme allo zucchero. Come potete vedere, dopo almeno 5 minuti il nostro albume si è montato. Bene, adesso andiamo a incorporare le nocciole e la vanillina e poi posizioniamo il tutto in una padella antiaderente sul fuoco, dove lo faremo cuocere per almeno 10 minuti. Quindi abbiamo messo, come già detto, sulla pentola antiaderente il nostro albume montato. Ora aggiungiamo la granella, le nocciole intere e la vanillina. E adesso accendiamo il fuoco al minimo. La fiamma la terremo bassissima e sempre mescolando con un cucchiaio di legno facciamo sì che l'impasto si addensi leggermente. L'operazione deve durare tra i 10 e i 15 minuti, non di più, altrimenti si asciuga troppo. Bene, dopo 10 minuti spegniamo la fiamma, lo lasciamo ancora riposare, non sul gas perché la piastra è ancora calda, continuerà a cuocere. Lo lasciamo riposare per altri 10 minuti e poi andiamo ad infornarlo. Bene, quindi prendiamo la teglia da forno, gli mettiamo la carta da forno sopra, la carta antiaderente. E con un cucchiaio, un cucchiaino, andiamo a formare i nostri biscotti. Non mettiamolo troppo attaccati, altrimenti poi gonfiandosi potrebbero toccarsi uno con l'altro. Bene, il nostro forno ormai sarà caldo, l'abbiamo impostato a 150 gradi, andiamo a infornare i nostri biscotti per circa 25 minuti. Mi raccomando, controllate il colore, se diventano troppo scuri, toglieteli prima. Inforniamo. Bene. Dopo 30 minuti a 150 gradi, i nostri brutti ma buoni sono pronti. Adesso li lasciamo raffreddare e poi, come al solito, li assaggerò per voi. Bene, finalmente si sono raffreddati, quindi possiamo assaggiarli. Io ne mangerò solo un pezzo, perché dopo andrò a gustarmeli con un buon caffè. Belli croccanti e friabili,
Come potete vedere sono cotti anche all'interno. Direi veramente buoni. Bene, io vi saluto e ci vediamo tutti alla prossima. Ciao ciao! Mangio ancora un pezzo.